sono ambienti dove c'è un terreno molto povero e argilloso, e ci sono anche piccole zone umide dove ristagna acqua e dove crescono piante altrettanto interessanti. Riuscire a coniugare la produzione del riso a tutto quello che è l'aspetto paesaggistico e la biodiversità. Allora, il riso della Barraggia innanzitutto è l'unica DOP del riso esistente.